Nuovo incontro. In questi giorni stiamo parlando tantissimo di fumetto in tutte le sue varie coniugazioni, dal manga al gekiga, dal fumetto diciamo umoristico al graphic novel. E come dire, se girate per questa fiera, tanti notavano che mai come quest'anno il fumetto sia presente in maniera massiccia, veramente in tutti i padiglioni, perché poi ogni casa editrice, a parte quelle che già storicamente erano specializzate, ma tantissime anche case editrici storiche stanno aprendo al fumetto, e noi non possiamo, credo, che esserne contenti, perché insomma effettivamente oltre al boom dei manga c'è anche un boom del graphic novel in particolar modo, mentre scendono, diciamo, scende il fumetto dei supereroi americani, supereroistico, e però invece appunto gli autori italiani di graphic novel stanno per fortuna salendo, cioè questo segmento sta guadagnando posizioni sia in termini di vendite, di fatturato, di presenza. Basta andare in qualsiasi libreria, ecco, poi il fumetto è entrato in libreria, insomma. Quindi abbiamo avuto prima un appuntamento con due autrici, e a questo sottolineo il fatto che ci sono anche moltissime donne, giovani donne, che si stanno dedicando al fumetto, che invece un tempo era un mondo completamente maschile. Veramente stiamo attraversando un buon periodo. Le pagine culturali dei giornali se ne interessano in maniera sempre più massiccia, e anche questa è una cosa importante, e gli autori hanno così la possibilità di crescere. Qui con noi abbiamo Manuele Fior, con cui insomma da tempo ci conosciamo, perché con gli anni veramente ha affinato il suo lavoro ed è diventato uno dei più importanti autori a livello non solo italiano, perché tra l'altro adesso, come vi racconterà, la sua è una storia molto lunga, di viaggiatore attraverso varie città e nazioni. Quindi in questo incontro ripercorriamo un po' la tua storia, insomma, intanto come hai iniziato, quando ti sei reso conto che il disegno era per te una cosa importante? Questa è la domanda facilissima. Allora, me ne sono reso conto subito, a 4 anni, è una proprio malattia contratta da in tenerissima età, e vengo da una famiglia che non ha niente a che vedere con l'arte. Mio papà è un ex pilota dell'aeronautica, e per questo abbiamo vissuto in tanti posti diversi. E mia mamma è un'insegnante, e nessuno della mia famiglia in tutte le diramazioni faceva qualcosa che fosse minimamente legato all'arte, al fumetto, al disegno. Per cui io, quando ero piccolo, qualsiasi appiglio che avessi, tipo anche se qualcuno faceva disegno tecnico, io volevo conoscerlo, diciamo, perché era, come dire, era qualcuno che avrebbe potuto portarmi vicino a quello che piaceva a me. E la cosa che farà un po' ridere, però la cosa da cui tutto è sbocciato probabilmente è Goldrake, perché mio papà faceva un lavoro molto simile a quello di Goldrake, tipo, almeno come lo vedevo io. Partiva di corsa, si metteva una tuta incredibile, un casco, andavamo con mia mamma a vedere le esercitazioni notturne, e partivano con gli aerei da caccia proprio, mi ricordo le scie blu. E quando tornava, per me era una cosa pazzesca, diciamo, testimoniare la svestizione, spiegare ai miei compagni di classe che mio papà era un pilota. E quando Goldrake è arrivato in televisione, circa verso la seconda metà degli anni 70, mio papà era assolutamente estasiato da questo cartone animato, e io chiaramente con lui. Per cui, appena finite le esercitazioni, lui correva a casa, ancora con la tuta da volo che sapeva proprio di sudore, perché si suda molto in aereo, e ci mettevamo a guardare. Alle 4:30 c'era questo cielo stellato che compariva su Rai 1 o 2, bellissimo. E da lì io, diciamo, ho ricevuto quegli schiaffoni, come dire, da cui non mi sono mai più ripreso, perché con Goldrake c'era Capitan Harlock, dopo questo fantastico pirata, però in salsa fantascientifica, romanticissimo, per cui mischiava tipo un certo tipo di letteratura Stevenson, così, con invece l'epopea spaziale.
E poi c'erano i fumetti in TV in cui c'erano dei misciotti incredibili, c'erano sia i Marvel sia Corto Maltese, rozzissimamente animato, però comunque Super Gulp, no? Super Gulp, fumetti in TV, Nick Carter, per cui diciamo che ho cominciato dalla televisione. Ecco, io sono veramente grato a tutti quegli anonimi programmatori degli anni 70 e 80 che hanno acquistato così tanti cartoni animati senza neanche guardarli e ce li hanno proiettati, perché tutta la MU, dall'erotico all'horror, noi ce lo bevevamo e i nostri genitori ce lo facevano guardare perché dicevano tanto sono cartoni animati, non potranno fargli troppo male, invece ha fatto malissimo. E da lì, siccome appunto negli anni 70 non c'erano videoregistratori, non c'erano cellulari, non c'era niente, la maniera, come dire, più diretta per catturare questa immagine era ridisegnarle, per cui cercare di ridisegnare questa cosa quando era finito l'episodio, comprarsi il fumetto che rappresentasse le figurine, i tatuaggi sulla pelle, le magliette con le stampe, tutto questo era un mondo, come dire, direi di arte applicata, in cui io proprio ho cominciato a capire che avrei sempre voluto sguazzarci. Questa è anche una differenza molto bella, perché non ho mai pensato di fare il pittore, ho sempre pensato di fare il disegnatore per degli oggetti, per dei libri, per delle stampe, per delle cose che venissero vendute, guardate, che non avessero bisogno di una mediazione culturale, ecco, che venivano, cioè era proprio, come dire, un frutto di questa idea di consumo anche, però in cui sono cresciuto e che rivendico in un certo senso. Poi quando i miei genitori erano chiaramente entusiasti a vedermi così tanto disegnare, vendere i miei giornalini alla scuola, poi quando a una certa età hanno capito che si trattava di una cosa che incominciava a farsi seria, hanno cercato di far di tutto per farmi dimenticare tutto, diciamo, per cui dirmi che non avrei potuto intraprendere una carriera così, perché non era... Mia mamma addirittura ha un colloquio alle scuole medie col prof di disegno, che era l'unica materia in cui andavo bene. Il prof disse: guardi che Emanuele ha una bella mano, dovrebbe continuare. E mia mamma gli disse: la ringrazio, ma non è nei nostri programmi. Mi ricordo che è stata una cosa che mi ha proprio, se non sono, come dite, caduto per terra quella volta lì. E per cui, vabbè, come hai detto tu, ci sono state tante cose, non sono arrivato al fumetto in maniera dritta come fanno tanti ragazzi adesso, ho fatto tantissimi lavori, ho studiato architettura, ho fatto... Hai fatto un liceo artistico poi? No, non ho mai studiato, ho fatto liceo scientifico, malissimo, perché non mi interessava, cioè mi è stato, come dicevo, mi si teneva alla larga dal disegno, delle cose così, però io... ci sono ritornato appunto per mille vie traverse, ho fatto l'archeologo, ho viaggiato molto, e però insomma da ormai 20 anni faccio i fumetti, faccio le illustrazioni, cioè vivo nel mondo del disegno, che è un mondo a parte e che adesso giustamente sembra che incredibilmente prenda il posto della situazione meglio di altre robe. Eh sì. Quando ero al liceo io tutti suonavano una chitarra elettrica, perché era formare un gruppo, suonare rock, era così che capivi che cosa succedeva e lo risputavi fuori. Adesso non lo so, magari la musica la frequento un po' di meno così, però il fumetto ormai si è visto che ci sono alcuni ragazzini che invece di scegliere, diciamo appunto, una canzone o un romanzo così, no, scelgono di farlo a fumetti, bene, male, non importa, però scelgono di dirlo a fumetti. Quella è chiaramente una cambiamento mentale anche quasi un po' antropologico, abbastanza figo. Assolutamente sì. E hai parlato appunto delle prime cose che ti hanno appassionato appunto di cartoni animati, ma poi quali sono stati i primi fumetti invece veri e propri di carta su cui ti sei formato, che hai iniziato a leggere, insomma? I primi fumetti sono stati i Paperini, Carl Barks soprattutto. Cioè anche lì, essendo appunto un disegnatore della prima ora, cioè per me Topolino non era Topolino, no, era Topolino disegnato da lui, Paperino disegnato da quell'altro, gli altri un po' li schifavo al limite. Topolino di Floyd Gottfredson, Paperino di Carl Barks o Scarpa, Carpi in Italia, gli altri non mi piacevano, per cui sono stato sempre molto selettivo da questo punto di vista. Da lì sono passato agli americani, avevo anche spedito varie tavole alla Marvel, l'Uomo Ragno, gli X-Men, tuttora personaggi che mi affascinano in sé, poi c'è tanta anche ciarpame lì, però insomma comunque idee importanti.
E poi c'è stato, come dire, il tuono che ha cambiato direzione, la scoperta invece dei fumettisti italiani, che leggevo un pochino in differita perché non ho potuto leggere quando proprio loro facevano questi fumetti, che erano da chiaramente Andrea Pazienza, Igor e soprattutto Mattotti, che quando ho letto Fuochi, diciamo, ho capito che si poteva fare il fumetto in una maniera estremamente diversa. Mi sono detto, io voglio fare esattamente quella roba lì, e ho, come dire, fatto cascare anche un po' tutta l'altra maniera di fare fumetto, perché mi sembrava che Mattotti mi aprisse una prateria, diciamo, di possibilità, mentre negli altri fumetti mi sentivo sempre un emulo sfigato di qualche altro disegnatore, e mi dicevo, no, posso andare per la mia strada, posso comprare dei colori diversi, posso visitare una mostra di pittura e, se ne sono così, come dire, colpito, posso metterlo dentro il fumetto, posso raccontare me stesso. Anche questa una piccola grande rivoluzione dei fumettisti, insomma, negli anni 70 non esisteva questa roba di raccontare se stessi, ormai molti usano l'autobiografia a fumetti per raccontare il loro quotidiano, le loro malattie, i loro turbamenti sessuali, insomma, di tutto. Per cui sì, diciamo che il gruppo Valvolina è stata la svolta, gruppo famoso che a cavallo tra gli anni 70 e 80, diciamo, sdoganò appunto questa visione di fumetto trasversale che mangiava tutto, il design, la moda. Igor disegnava gli swatch, Carpinteri lavorava alla televisione, cioè gli fecero proprio addirittura dei servizi, riviste di moda, no? Vestiti, sì, anche in un certo modo, periodo del postmoderno, sì, diciamo, metteva anche in luce il fumettista come personaggio, cosa che non era poco, ai tempi non era esistita, assolutamente, certo. E poi tra l'altro è ritornata nell'oblio, i fumettisti sono ricominciati a diventare delle bestie che vivono nelle tane, così. E poi adesso mi sembra che ricampi di nuovo, perché quando vedo io le signorelli, mi sembra che comunque il fumetto e il personaggio facciano un tutt'uno, come capita sempre nella musica pop, per esempio, no? Cioè tu non puoi prendere David Bowie e non sapere come è fatto lui, cioè il disco e lui sono tutto un prodotto, no? E per cui, cioè, è stato Andrea Pazienza, praticamente una rockstar, come recitava in una delle sue tavole. Però effettivamente Valvoline è venuto dopo, e quindi generazionalmente Valvoline è sicuramente la cosa. Poi ecco, questo particolare di Mattotti non ci avevo pensato, ma effettivamente Fuochi è qualcosa che ha aperto altri mondi, anche proprio rispetto a quelli di Frigidaire e dintorni, perché proprio parlando con Mattotti... Beh sì, anche perché anche quando lo videro i francesi sono cascati dalla sedia, insomma era una roba assolutamente, come dire, non codificata. I francesi hanno una visione sempre molto, come dire, quasi marziale di come si fanno le cose, avevano una scuola franco-belga, Tintin, prima si disegna, poi si colora, vedevano Mattotti che faceva riadattava una roba alla Conrad in maniera autobiografica, però con dei colori, tipo quei pastellozzi grossi così. No, ma devo dire, cioè, io l'ho scritto in un libro che ho fatto per Oblomov, che si chiama, una collezione dei miei disegni che si chiama L'ora dei miraggi, che io non almeno per me non credo quella roba di tipo che superi il maestro, cioè per me Mattotti è sempre un maestro, cioè è sempre più in là, per quanto io lo cerchi di, mi sembra sempre che abbia visto un po' di più, abbia fatto un po' di più, per cui insomma, cioè, gli voglio molto bene anche per quel ruolo che ha avuto per me, insomma. Eppure ti mi ha salvato un po' la vita proprio, cioè, parlando con lui era incredibile, perché proprio per questa sua particolarità era un po' fuori fase rispetto al periodo, per esempio, di Cannibale, di Frigidaire, eccetera, in cui era questo il mondo. Lui disegnava già, ma faceva delle cose che, in particolar modo Tamburini, che aveva questa idea del postmoderno, eccetera, eccetera, si un po' disprezzava quasi. Sì, cioè non gli piaceva quel tipo di... Perché Mattotti era un po' più vecchio, cioè anagraficamente, sì, veniva un po' più dal, diciamo, la psichedelia, esatto, post, diciamo, hippie, mentre tutto il gruppo di Cannibale erano invece proprio negli anni 80, per cui Divo, New Wave, Punk, anche una maniera molto cinica di vedere le cose. Invece Mattotti è tutto fuorché cinico, insomma, è un visionario un po' legato anche a tanto cinema italiano, penso alle cose che ha fatto con Tonino Guerra, anche delle visioni felliniane alla fine, sì, no? Sì, sì, cioè sì, delle visioni, come il transatlantico di notte è una visione che potrebbe appartenere a Mattotti, a queste, ah, sì, deformazioni di Amarcord.
Per cui sì, forse più come dire, legato a questa appunto corrente anche di neorealismo italiano. Ma è interessante, tra l'altro, io glielo dicevo perché avevo visto una mostra a Bologna, era importantissimo recuperare i suoi primi lavori che ormai non si trovavano più da nessuna parte, e finalmente adesso questa lacuna è stata colmata perché sono uscite proprio tutte le cose più underground. La realtà è strabica. La realtà è strabica. Esattamente, e quindi questo ci consente veramente di capire meglio tutta la sua poetica e quello che poi è andato a fare, che poi era completamente diverso appunto. Fuochi, che hai citato, è stato proprio il grande momento rivoluzionario, cioè da Fuochi in poi Mattotti si è imposto all'attenzione mondiale, direi, perché veramente è così. E tu poi appunto invece hai... come dire, so che Igor in qualche modo è stato molto importante, no? Hai citato il gruppo Valvoline, eccetera, come hai fatto a... Beh, Igor è stato tanto importante perché ha fondato Cocconino, per cui negli anni 2000, in cui nessuno sapeva dove sbattere la testa se faceva questo, aveva questi interessi, Igor negli anni 2000 ha fondato Cocconino e aveva questa particolarità che, devo dire, lo rende, diciamo, una persona fuori dal comune, che se tu gli scrivevi una lettera, una mail, una cartolina da perfetto sconosciuto, lui ti rispondeva. E questa è una cosa che non succede mai, praticamente. Ci sono un sacco di... cioè, almeno in Italia, non so, cioè... Io avevo scritto a maree di persone che non rispondevano mai. Igor rispondeva, tu gli dicevi, guarda, c'ho dei disegni, e lui diceva, te li guardo, e poi magari ti stroncava brutalmente. E questo è una cosa impagabile che è successa a, diciamo... la nostra generazione di autori, che è un po' la prima di Cocconino, sì. A cui insomma, insieme chiaramente a Gipi, Marco Corona, Sergio Ponchione, che abbiamo ricominciato a far fumetti perché c'era questa, e abbiamo ricominciato a far fumetti diversi da quelli che avevamo letto perché c'era un contesto nuovo. Sì, in quel periodo o facevi Bonelli o non facevi niente, non cioè, c'erano viverci, poche eccezioni, insomma. C'era Davide Toffolo, c'era Stefano Ricci che faceva delle cose molto interessanti ma anche così molto strane, e per cui abbiamo ricominciato a fare fumetti, abbiamo cominciato a rileggere fumetti, che anche se sai, se non vedi film è difficile fare film, se non leggi libri è difficile fare un libro, cioè ci deve essere un dibattito, no? Certo. Ci deve essere, come dire, anche una competizione tra autori, che comunque sì, io purtroppo mi ritrovo a essere molto competitivo, anche se non sembrerebbe. Beh. Quando vedo uno mi fa girare le balle perché è bravo, e allora spingo anch'io, cioè anche facendomi del male per non tanto per superarlo, però perché mi piace così tanto quello che ha fatto che ci voglio arrivare anch'io. Certo. E per cui abbiamo ricominciato a fare fumetti un po' così. Per me, che ero, diciamo, un puro disegnatore, a imparare a scrivere qualcosa, dato che non sapevo scrivere, però anche lì imparare a scrivere fumetti, non a scrivere, che è una cosa a sé stante. Io non saprei scrivere una storia breve, un romanzo. Io, bisogna vedere se poi so scrivere fumetti, però insomma, mi sento a mio agio, ecco, su quella roba lì. Per cui scoprire anche delle nuove potenzialità e scoprire che i libri che facevamo venivano letti da persone che non avevano mai letto un fumetto in vita loro. Quella è stata una cosa molto bella. Qual è stata la prima cosa che hai pubblicato? La prima cosa che ho pubblicato è stata in Francia, è un libro che si chiama Le gens le dimanche, La gente e la domenica, che Igor non reputò, diciamo, matura abbastanza per pubblicare con Cocconino, per cui fu Rosso oltre mare, che è una storia abbastanza ambienziosa, che diciamo forse troppo per l'epoca, cioè per la mia, diciamo, esperienza, che mischiava due storie, una mitologica, quella di Icaro ed Edelo chiusi nel labirinto, perché il tema del volo, tra l'altro, è qualcosa che ritorna, dovrò farci qualcosa, perché mio papà certo. Volava tantissimo e sapete che c'è tutta una generazione di figli di piloti. Miyazaki è figlio di progettista di aerei, Leiji Matsumoto, il disegnatore di Capitan Harlock, figlio di pilota dell'aviazione giapponese, e ce ne sono tanti altri, per cui abbiamo tutti una specie di tara col volo. E per cui mischiava questa storia di Icaro, appunto, che è quello che vola con le ali di cera col padre, però si sfracella, e una storia invece al presente, cercando di farle dialogare, di capire quanto passato c'era nel presente e viceversa, diciamo.
E dopo quella storia lì sono subito passato a due libri, come dire, in contemporanea. Uno era La signorina Else, all'epoca mi avevano chiesto un adattamento, io avevo trovato questo bellissimo romanzo di Schnitzler che poi è stato pubblicato per Coconino, e avevo cominciato, ero ad Oslo all'epoca, avevo cominciato a scrivere una storia, cioè a scrivere, a disegnare, perché non scrivo le storie, le disegno. Che non si sapeva che titolo avesse, ma che poi si è intitolata 5.000 km al secondo, che è, diciamo, un fumetto che è andato abbastanza bene, ecco, cioè, mi ha un po' aperto. Ne sono state fatte tante edizioni. Tante edizioni in tanti posti. Tre giorni fa ho saputo che verrà pubblicato in Giappone. Wow. Ed è una bella soddisfazione perché il Giappone è un posto, diciamo, molto refrattario a quello che succede fuori, certo. Perché hanno loro stessi una, come dire, cultura del fumetto colossale, diciamo. Per cui poi io sono praticamente metà di me giapponese, anche se non sono mai stato in Giappone, perché ne ho talmente mangiata e bevuta di cosa giapponese che mi fa molto piacere che sia uscito lì. Ma è uscito in Cina, è uscito in Russia, penso che sia uscito in una ventina di paesi, per cui è un libro che mi ha dato molte soddisfazioni. Ma immagino Miyazaki sia stato anche una delle tue sì Miyazaki influenze. Da sempre, ma anche prima di sapere che si chiamava Miyazaki. C'è. Nel senso che noi ragazzini guardavamo Conan e Lanan alla televisione, non sapevamo che era Miyazaki, guardavamo Heidi, magari gente che più o meno alla nostra età si ricorda, Heidi era anche quello lavorato da Miyazaki. Per cui sì, sono, come dire, sono parte del DNA, anche se non si conosce il nome. E poi chiaramente dopo c'è tutta la sua produzione di lungometraggi, insomma. E poi c'è appunto il tema del volo che nel suo ultimo film ha trattato in maniera, diciamo, approfonditissima, e per me, insomma, molto toccante. No, certo, immagino, perché effettivamente, e nel frattempo appunto la tua tecnica è anche sempre migliorata, perché il disegno ovviamente va coltivato, no? Insegna Scozzari che se non disegni, anche il miglior disegnatore fa fatica poi a riprendere, e tu in questi anni invece ti sei dedicato moltissimo. Sì, io disegno praticamente 10 ore al giorno. Ecco. Anche questa cosa qua è un po' strana quando si incontrano gli studenti o così, rimangono un attimo sbalorditi da questa cosa qui. Ma fare fumetti sostanzialmente è disegnare, almeno se si è disegnatori e autori, e non vivo per niente questa roba come una costrizione, nel senso che, come, non so, uno che suona pianoforte la mattina deve sciogliersi un attimo, poi primo pomeriggio incomincia a fare delle cose interessanti e il tardo pomeriggio deve comunque chiudere delle cose, per cui anche se stanco si continua. Anche tanto che, diciamo, non riesco a stare più di tanto senza disegnare. Diciamo, la mia ragazza ha calcolato che l'autonomia è di circa 7-8 giorni e dopo incomincio tipo a marcire nei pensieri e nelle parole, e devo riprendere. Adesso mi fa ridere perché sto lavorando a un progetto di un lungometraggio di animazione, e nelle fasi iniziali, anche se io sono, come diciamo, responsabile della parte visiva, comunque si parla molto. E per cui facciamo delle 3 giorni in cui viviamo tutti nello stesso posto, con chiaramente sceneggiatori, produttori, finanziatori, e sostanzialmente il lavoro è parlare per 3 giorni, e io alla fine incomincio a disegnare anche sotto il tavolo, tipo, cioè, chiedo tipo, ma quando è che posso incominciare a disegnare qualcosa? Perché è un mondo, come dire, per me, che mi stanca tantissimo, diciamo. Il disegno è una lingua diversa, cioè è una lingua che non funziona con le parole, fai quella roba lì e quella dice tutto. Invece in queste fasi, diciamo, si parla, no? Si deve rispondere a delle domande per me ignote, tipo di cosa parla questa storia? E che ne so, io non l'ho ancora disegnata, cioè prima devo capire che faccia hanno i personaggi o... Ma si può dire di cosa si tratta? No, veramente, no, non è che sia segreto, è molto embrionale. Questi progetti poi hanno delle diverse fasi, un primo dossier, diciamo, per i finanziamenti, per cui non ha ancora un titolo. Ecco, diciamo.
Ma il fumetto continui? Il fumetto sì, continua. Il fumetto è la mia opera d'arte totale. Cioè. Stai lavorando appunto? Sì, sì, lavoro. Ho appena terminato un nuovo fumetto, diciamo, di cui non dirò niente perché, appunto, come ti anticipavo. Te ne sei andato? Ho lasciato i social. E con i social mi piacerebbe che quello che esce sia una sorpresa. Ormai si può studiare tutti i work in progress di vari autori che ti mostrano tutto, come hanno fatto quello, come hanno fatto quell'altro, di cosa sarà. È una cosa interessante, però è anche una cosa, come dire, cioè, non so, un artista dovrebbe essere sempre lì dove non te l'aspetti, secondo me, no? Non dove te l'aspetti da un anno, dove gli hai già rovistato dappertutto, nei cassetti. Non per fare paragoni, come dire, irrispettosi, però tipo quando doveva uscire il nuovo film di Kubrick non si sapeva niente di niente proprio, e quella roba lì era bellissima, tipo usciva Kubrick, cioè, di cosa parlerà? Mi ricordo l'ultimo libro, quando è uscito Eyes Wide Shut, ci sperticavamo per capire cosa volesse dire Eyes Wide Shut, per cui è un libro sul cinema, l'obiettivo, non so, e invece no, era un film su tutt'altro, no? Su tutt'altro, certo. Mi sembra che, cioè, io sono completamente, diciamo, nauseato, e penso che il mondo dei social sia nocivo al 100%, il male, cioè sono abbastanza, come dire, per cui vorrei entrare un po' in un'altra dimensione anche di rapporti con i lettori, con le più bella, sostanzialmente più bella, ecco, meno cattiva, meno sgambettosa, meno un giorno ti amo, il giorno dopo ti odio. Mi piacerebbe che ci ritrovassimo con questo oggetto qua, i libri, ci ritrovassimo nelle fiere, e per cui ti dico soltanto il titolo, che si chiamerà Hypericon. Attenzione, abbiamo veramente una anteprima assoluta. Hypericon, scritto con la... con la H e la Y e con Hypericon. Hypericon. Sì. Bene, bene. È la prima volta che Emanuele Fior dice il titolo della sua nuova opera, perché nell'ambiente comunque, ovviamente, io sapevo che stava lavorando, viene da Celestia, e quindi un'opera che ormai tutti considerano una pietra miliare del fumetto italiano, e quindi insomma penso che sarà molto molto interessante. Da quanto tempo ci stai lavorando? Ci ho lavorato da un anno e mezzo. E adesso è pronto praticamente? È pronto, sì, ma c'è questa cosa del Covid che adesso si è ricominciato a girare molto, così una delle pochissime cose buone del Covid che per molti artisti o chi fa questo lavoro ha garantito molta concentrazione, e, come dire, si è visto, nel senso che c'è, ho lavorato molto bene. Poi sono andato a vivere a Celestia, cioè a Venezia, che di per sé è un'isola, per cui tra l'altro questa cosa è molto divertente, perché io sono andato a vivere a Venezia da studente, dopo aver finito questo libro, che era finito prima del Covid, quando la parola Covid non si sapeva cosa fosse, e praticamente sono andato a vivere quasi esattamente nel fumetto che avevo fatto, perché era un'isola in effetti desolata, molto buia, se tu uscivi vedevi il Lido, per cui delle grandi spiagge, degli grattacieli che venivano fuori dopo le dune, e lì ho lavorato molto bene in una specie di clausura, in questa specie di isola città che è per me fonte di grande fascino, ma dovrebbe esserlo per tutti, cioè dovremmo riuscire a rivedere Venezia scremando tutte le cose che pensiamo, perché è un, poi nella mia esoterismo personale sarà di nuovo il centro del mondo, sì, io ne sono convinto, che diventerà un punto nevralgico. Non credo che, penso che se tutta la pianura padana sprofonderà nell'acqua, Venezia non sprofonderà. Sì, è che è un posto, appunto, che, sapete, tipo il buco nero, si dice che distorga la luce, no? quando gli passa vicino, e anche Venezia è un po' così, distorce la percezione. Tutti pensano che sia, come dire, un'isola agonizzante, così, invece quando ci vai dentro ha delle spinte che io non ho mai sentito neanche a Parigi ogni tanto, delle spinte molto innovative.
per il fatto stesso anche che non cambi mai la sua faccia, tipo io appunto l'ho lasciata più di 20 anni fa e la ritrovo adesso uguale più o meno, hanno costruito un ponte in più, che è il sì, ponte di Calatrava, però se no è uguale, soltanto per questa cosa ha un qualcosa che va in assoluta controtendenza con tutte le altre città del mondo. Tra l'altro Corto Maltese, cioè Ugo Pratt in Corto Maltese diceva, no, c'è quella famosa storia che racconta che ci sono 3 luoghi a Venezia dove quando i veneziani si stancano del mondo e vogliono andare verso altri mondi si recano lì e ci sono queste porte, e rivela anche i luoghi. Uno è a Malamocco, dove abitava lui, e gli altri 2 sono 2 corti, insomma. È interessante, io stesso sono andato a cercarmi la Corte Sconta, ovviamente detta Arcana, che e poi un altro che era, mi sembra, Calle degli Assassini, qualcosa del genere. Cioè, adesso, poi lei, che lui inventava anche molti inventava nomi, inventava anche certo delle cose, però questa idea della Venezia esoterica, cioè in cui oggettivamente, cioè a Venezia ci sono delle cose incredibili, no? C'è la mummia, ogni isola ha una sua peculiarità e dentro cui puoi trovare delle cose. Poi l'arte antica che si mescola con quella modernissima della Biennale, e da questo punto di vista è stata fatta una scelta veramente intelligente, l'unica possibile per una città come Venezia, quella di riempirla di arte oggettivamente. Sì, io la riempirei anche di artisti, diciamo. E di artisti, cioè di artisti, certo, che ci vivono. Certo, certo. Infatti sono contentissimo che tu sia andato lì, perché io, come ti dicevo, ho studiato lì, amo tantissimo questa città. Anche tu hai studiato, però... Ho studiato architettura negli anni 90. Sì, sì. E sì, poi sì, sono partito da lì per andare a Berlino, da Berlino a Oslo, da Oslo un po' in Egitto e poi da lì a Parigi. A Berlino cosa facevi? A Berlino sono andato come architetto perché mi sono laureato e insomma ho guadagnato i miei primi soldi in studio di architettura, ma a una cena di Natale in cui mi ero appena lasciato con la morosa ed ero tristissimo, l'architetto da cui lavoravo mi ha detto: dai, vieni, non passare il Natale da solo, vieni con noi, sarà una cena di pallosa di architetti ma almeno non sei da solo. E allora mi sono seduto e alla mia destra avevo un signore che si era appena licenziato da un'industria che produceva energia, per cui insomma non avevo particolarmente da parlare, se non che mi racconta che si è licenziato per aprire una casa editrice. Faccio: ma e di cosa? Faccio: di fumetti. Ah. Ah. E tra l'altro mi fa: specializzata in fumetti italiani. E allora lì ho detto: c'è qualcosa che... Un segno. Ed è tuttora il mio editore tedesco, Van Verlag, che fondava in quei giorni lì la sua casa editrice, che poi ha tradotto Stefano Ricci e Gabriella Giandelli come primo libro, e poi ha pubblicato Igor, e poi ha pubblicato tanti altri autori, Gipi chiaramente, Marco Corona, insomma. Quindi ha aperto proprio la casa editrice adatta, perfetta. Sì, per... sì. Ma insomma, come dire, okay, ogni tanto ci sono dei portali cosmici che si aprono e... veramente incredibile. Sì, succedono queste cose qua. E poi sei andato in Egitto anche, sempre. Sì, lavoravo come disegnatore per gli archeologi, però ero già fumettista. Però insomma, per chi vuole fare fumettista alla nostra maniera, diciamo che deve prepararsi a trovare dei lavori satellite, perché soprattutto all'inizio è molto difficile guadagnare con questo fumetto, diciamo, non seriale. Adesso posso viverci, ma prima dovevo fare un sacco di altre cose, appunto, per cui andavo con le tavole del fumetto in Egitto, e però durante lavoravo e poi ogni tanto continuavo a disegnare a lato i fumetti. Cioè, è un'esperienza bella, cioè, anche se, come dire, irripetibile, perché tutto è funzionato appunto per strane coincidenze, botte di fortuna, però che mi ha permesso di, come dire, accumulare tante cose che ho visto, tante cose, cioè l'Egitto per esempio, appena tornato volevo fare 5.000 km al secondo perché c'erano delle cose talmente forti che avevo visto che non potevano rimanere, come dire, dimenticarmene. E boh, penso che in alcuni libri si vedano queste robe qua, che c'è molta urgenza di disegnarle, di parlarle, di mettere i miei personaggi lì, di farli innamorare, di fargli del male, perché appunto non ci sono andato come turista, ci sono andato come lavoratore, come emigrato, come amante, perché sono andato in Norvegia per una donna
e per cui tutte queste cose più o meno sono ricolate dentro questo grande calderone che sono i miei fumetti. Cioè, oggi abbiamo fatto un po' una carrellata, ma in effetti, come dire, i miei fumetti, anche se non sono, come dire, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, però hanno un numero per me, cioè uno viene prima dell'altro. Quelle 5.000 km al secondo finisce in un leggero futuro con dei taxi del futuro, e poi sono partito dall'intervista perché ripartivo da quei macchine del futuro che mi avevano un po' solleticato l'immaginazione, poi con Celestia ho voluto sprofondare allora nel futuro, cioè non è che ogni tanto i personaggi anche ricorrono in un altro, però anche senza personaggi secondo me hanno proprio una sequenza, forse diciamo le variazioni d'Orsay è un po' un libro commissionato dal museo per cui non entra in questa sequenza, ma tutti gli altri, quelli diciamo scritti così, li vedo come una specie di opera unica alla fine. Che tra l'altro è stato appena ripubblicato in questa bellissima edizione grafica, con una nuova copertina e con cartonato che gli dà la massima rilevanza e splendore. Ma ecco, Celestia è l'ultima opera, un'opera tra l'altro monumentale, uscita all'inizio in tre volumi che adesso poi, in due volumi scusa, che sono stati raccolti poi in un unico volume integrale. Quanto tempo ci è voluto? È un'opera ci è voluto 4 anni e mezzo, sì. È un'opera veramente monumentale in cui ogni disegno proprio è un quadro, insomma, ma non c'è bisogno di scomodare altri tipi di arte, insomma, è fumetto a tutti gli effetti. Sì, è fumetto al 100%. Sì, che sì. Tipo di tecnica hai usato? Quella che ormai uso da tanti anni, che è la gouache. È una tecnica antichissima la gouache, in realtà è più antica dell'olio. Cioè Giotto usava con una specie di gouache, cioè l'elegante per il colore era simile. Però, per dire, cioè, gli studi giapponesi la usano un sacco. Miyazaki, il studio Ghibli, lo usa un sacco. Perché è una tecnica molto versatile, si asciuga presto, così. Per cui è a metà tra la grafica e la pittura. E per me non ha ancora finito di stupirmi, diciamo. E questo libro, diciamo che per lo stato dell'arte di questo libro, diciamo, è come se ho cercato di fare tutto quello che potevo con la gouache, cioè da disegnare appunto cioè una veduta di Venezia, tipo a fare questa specie di trip psichedelico che c'è a un certo punto, per cui dei colori fortissimi che non sarebbero tradizionalmente di gouache, però mi piace. Una volta che ho dei materiali mi piace tipo spararli in tutte le direzioni, cioè vedere fin dove vanno, perché poi se loro vanno in un certo posto anche la storia può andare in un certo posto, no? Cioè se per esempio, ho fatto tante volte questo esempio, mi rendo conto che col carboncino posso fare dei cieli notturni velocemente e con la gomma ci faccio le nuvole, ma allora la storia è già partita, capito come? Cioè si è già avviata, perché non è una fatica, fai questi grandi cieli come era nell'intervista e poi insegui queste luci. E la gouache anche nei suoi momenti migliori è così, cioè l'acqua veniva bene, certe tonalità del cielo vengono bene, allora ti viene voglia di disegnarne di più, no? È una specie di sprofondare nel piacere, anche se è difficile, perché comunque per chi fa le cose a mano così si buttano via delle pagine, ci sono alcune pagine che sono state fatte 4-5 volte. E quanto tempo ci mettevi a fare una tavola? In media, ovviamente. Allora, dipende molto. Cioè, normalmente, diciamo, se passo la giornata c'è qualcosa che non va, nel senso, perché si incomincia un po' a diventare le cose un po' troppo pesanti. Per cui un giorno per una tavola è un tempo, diciamo, ragionevole. Però ci sono giorni in cui butti via la tavola e il giorno dopo la ributti via e il giorno dopo la ributti via ancora. E ormai ho imparato a capire che bisogna accettare, è un momento così, ci sono delle robe dentro di te che si stanno mettendo a posto e bisogna rispettarle, diciamo. Quelle pagine lì della nebbia, per esempio, difficilissime, ma anche, devo dire, sono contento di come sono venute, perché le ho fatte fissando per fare l'effetto della nebbia, siccome la gouache con l'acqua tiri via tutto, dipingevo, poi fissavo tutto. Cioè, con uno spray anche molto, con un bruttissimo odore, e poi ci ridipingevo sopra e poi rifissavo, per cui hanno 4-5 strati per fare questo effetto della
degli oggetti lontani nella nebbia. Avevo mio amico Matteo Alemanno, anche un bravissimo fumettista, gli avevo chiesto, all'epoca ero a Parigi, per cui di fotografarmi alcune cose nella nebbia per capire come funziona. Cioè è un lavoro, come dire, totale. Per quello dico un'opera d'arte totale il fumetto, perché fai tutto tu e devi fare tu, dalla scrittura, i dialoghi che siano, come dire, funzionanti, appunto capire come funziona il sole, la nebbia, l'acqua, a capire anche che sentimenti ha il tuo personaggio, che virtù ha, che difetti ha e che fine farà sostanzialmente. Beh, comunque tu dici, parli di questa facilità di disegno, non per tutti è così però, nel senso che per esempio Tanino Liberatore soffre moltissimo, infatti... No, ma il disegno è difficile, non è facile, anche le robe che sembrano gettate molte volte sono difficili, però è una difficoltà, come dire... penso che sia, io lo vivo come una missione, cioè cosa devo fare? Quello devo fare, non è che devo fare altre cose, devo disegnare, per cui per quanto difficile sia è sempre bello alla fine, cioè anche quando è difficile, anche quando è frustrante, almeno io lo vivo così. Anche Pazienza diceva che il disegno è una tortura che pena molto disegnare. Però, e lui era uno a cui veniva tutto facilissimo. Lui era velocissimo, no? Lo sappiamo. Però è quello che devi fare, cioè, non si sa perché, ma devo fare quello. Per cui, insomma, appunto parlare mi è molto più. Non sembrerebbe perché ho parlato tanto, ma però, appunto, se devo lavorare parlando mi fa una fatica mostruosa. No, però io vedo veramente, poi c'è tutta la parte artistica, lo stesso Gipi, quando vedete un graphic novel suo, in realtà ha già cestinato non so quanti lavori, io ho visto i suoi taccuini, ci sono storie iniziate che magari ritornano dopo 2 anni oppure non ritornano mai, vengono cose bellissime anche, che vengono completamente buttate, no? Quindi immagino che ci sia anche questa... fatica della ricerca, insomma, del trovare una cosa che ti soddisfi. Sergio Toppi lo spiegava molto bene, diceva, chi gli chiedeva che cos'è, no, lui si infastidiva molto quando diceva, lui disegna in maniera molto toppiana, no? Come se fosse una cifra che lui viene fuori così, e invece dice, chiaramente ci vuole una vita per raggiungere una certa, cioè neanche una certa cifra, però per acquisirla. E soprattutto ci vuole il coraggio a fine giornata di dire no, lo butto via, perché così, cioè di dire tipo oggi sono andato a pesca ma non ho pescato niente, è così. Ma tu stavi a Parigi, che è un po' la Mecca in Europa, diciamo, dei disegnatori, anche perché lì c'è un mercato storicamente molto molto grande, insomma, per cui e invece sei tornato in Italia scegliendo Venezia, appunto. Come mai? Cosa? Beh, perché Parigi è una città, come dire, molto tosta, e io ho una famiglia adesso, anche per cui, cioè, si fanno ragionamenti anche un po' più ampi che solo me stesso. E devo dire che Parigi è una città ancora, malgrado per certi versi sia molto incarognita dopo il 2015, gli attentati, come dire, c'è una cappa che secondo me non è più stata sollevata, ma tuttavia rimane... Nei sogni dei ragazzi giovani che fanno questi mestieri un po' la Parigi che poteva essere quando Picasso agli inizi del secolo, Modigliani andavano lì, cioè un posto in cui puoi realizzare i tuoi sogni, e tanti sanno quanto in Italia magari è difficile intraprendere una strada così, per cui a me, come dire, cioè è una città che mi ha accolto, cioè non so se mi ha accolto, però mi ha integrato, e di questo sono sempre molto contento, mi ha fatto parte di sé, ecco, diciamo. Mi ha anche celebrato, ha celebrato la mia arte. Per sì, cui, tu in Francia credo sia proprio famosissimo. Beh, insomma, come ho fatto la mia carriera, diciamo. Certo. Per cui le sono molto riconoscente. Però, diciamo che ci sono anche fasi nella vita in cui certe cose, diciamo, a parte che devi pensare non solo per te, ma magari a mio figlio anche, tipo, io appunto ho crescere. Vissuto... Poi tra l'altro, cioè, dato anche il momento storico che stiamo attraversando, cioè, ho vissuto una vita meravigliosa, dopo, cioè, vorresti garantire che... Sperare che tipo anche i tuoi figli possano avere la stessa, anche se appunto non è il momento più adeguato per pensarci, ma
Ma per cui insomma ho deciso di andare, come non volevo lasciarmi trasportare in un'altra città, volevo andare in un altro posto assurdo, e Venezia è un posto assurdo. Io ho sempre fatto così, diciamo, ho avuto una specie di fascinazione per una città, ma anche per delle persone, per delle donne, per degli amici, e li ho tirato lì, e per cui ho tirato dritto verso Venezia, e come dire, cioè sono, è una scelta consapevole, mi piace. Beh, Venezia comunque... Chiaramente è tutto il contrario di Parigi. Certo, però Venezia in realtà è anche una città assolutamente internazionale, nel senso che tu puoi veramente, vai al Bar Tal dei Tali, al Baccaro, e incontri l'artista di fama mondiale, perché è lì per la Biennale o per un'altra cosa, eccetera. È un posto strano perché tutti vengono a Venezia, cioè senza tu che tu ti sposti, sì. Ogni fine settimana c'è qualcuno che dice che sta passando a Venezia, per cui sembra sempre che sei un padrone di casa, di una casa bellissima, e dici no, vieni pure che ti porto a mangiare, così. E in effetti, per quello dico che secondo me è un posto che non è spacciato, anzi, la geografia non è una cosa, come dire, che passa di moda. La essere in un certo posto geografico è una cosa che non tramonta mai, in un certo senso. E la singolarità geografica di Venezia fa sì che chi vola, per esempio, dall'Europa passi da lì, spesso, anche da Milano, da Roma, però molto spesso anche da lì. Chi viaggia in treno passi spesso da lì, chi viaggia in macchina arrivi sempre a Mestre e poi dice, bah, se c'è Emanuele a Venezia vado a trovarlo. Per cui queste cose, diciamo, non sono casuali. E questa, diciamo, per quello io penso che anche, per esempio, all'interno di quello che si dice adesso delle città, che la critica alle auto, il fatto che le città siano diventate troppo grandi, beh, quella è una città che nel 2022 rimane piccola senza auto, e così, cioè, è una prova che le cose possono funzionare. È una visione quella città lì, e quello mi interessava per il mio libro, ma anche per il resto, è una visione fatta a pietra. Tra l'altro non so se l'hai visto, io ho visto solo il trailer, purtroppo non sono riuscito a vedere il film, ma c'è un film, diciamo, underground, Atlantide, che racconta anche una Venezia, anche questa ancora... Sconosciuta, sì. Sconosciuta. La Venezia, no? Dei Berchini, ci sono dei ragazzi, i ragazzi che fanno le gare ai motorini nella città normale, invece a Venezia fanno delle gare su questi barchini potentissimi, e hanno una vita tutta loro nella laguna, in cui si intruppano, fumano, fanno dei rave party, così, e vivono praticamente, vivono nella laguna, cioè sono degli anfibi. Sì, perché poi uno, se non sta a Venezia, se non vive, se non l'ha vissuta, pensa a Venezia come una città solamente turistica, ma è vero che i veneziani rimasti sono pochi, e la cosa di Emanuele io spero sia veramente un inizio di un ritorno a ripopolare la città, appunto, da parte di artisti, da parte di persone che riescono a coglierne l'aura magica. Ma effettivamente in realtà ci sono i veneziani veri, autoctoni, che vivono lì e che parlano un dialetto bellissimo, sì, veneziano. Però anche questo, cioè, i veneziani, cioè Venezia è un posto in cui tu vai a vivere se scegli di vivere lì, perché non è sempre semplice. No, certo, no? Anzi, per assolutamente. Cui, cioè, il veneziano è chi sceglie di vivere lì. Io trovo che questa sia una prova bellissima. Cioè, io sono francese se scelgo di vivere in Francia, o sono parigino se scelgo di essere a Parigi, e sono maliano se scelgo di vivere a Mali, o egiziano se scelgo di vivere ad Assuan. E questo è, penso che sia anche un altro concetto così leggero, così bello. Venezia è la città che ha dato a tutti la possibilità, dalla storia, il primo ghetto ebraico all'interno della città, non relegato fuori, è nato a Venezia. La parola ghetto viene da Venezia, veniva dal gettare il metallo fuso, perché quella zona lì era una zona di fonderie, per cui c'era il pezzettino ebraico, il pezzettino armeno, il pezzettino dopo dei tedeschi, il pezzettino chiaramente dell'Oriente che arrivava lì. È così, ragazzi, cioè, è così che deve essere. Beh, qui, come dire, non aspettatevi di leggere, se non l'avete letto, una storia di Venezia. Siamo in un mondo, cioè è
intimamente Venezia, perché c'è l'essenza di Venezia, secondo me, però naturalmente questa è una storia in cui si mescolano tante cose, tra l'altro di straordinaria attualità, purtroppo, perché cioè, sappiamo che c'è stata una guerra e Venezia, anzi Celestia, è il luogo in cui si sono rifugiati, no? Sì, questa è una cosa appunto strana, come anche appunto la pandemia che c'è stata, alcune cose in effetti, in un certo punto ci sono dei castelli in cui la gente si rinchiude e incomincia anche a recitare in coro e queste sono cose che abbiamo visto dopo prima fase della pandemia, in cui le persone, per me una cosa è stata sbolognata poi come una stronzata, però per me era una cosa commovente sentire le persone che cantavano delle canzoni popolari italiane senza essersi dato un appuntamento su Facebook, o perché vuol dire che la collettività ha altri canali e la telepatia è un po' quello anche, cioè no, una canzone anche che può sembrare, che non so, può essere Bella Ciao, può essere anche Toto Cutugno, che fa parte del nostro immaginario collettivo, diventa una forma archetipica di stare assieme e queste manifestazioni, cioè nei momenti duri, difficili come sono stati quelli del Covid, ci fanno ricordare che abbiamo dei superpoteri che ci dimentichiamo, come dire, masturbandoci continuamente col telefono per non vedere niente o per simulare delle cose che sono invece molto più potenti. Questo, insomma, cioè, mi sembra che anche a posteriori, guardando indietro, non nei miei fumetti, ma in tutte le opere d'arte che dicono qualcosa di sensato, si veda, che si possa sentire come un sismografo che delle cose stanno succedendo. Ma Igor l'ha fatto anche con lo suo lavoro sull'Ucraina, chiaramente, molto più, devo dire, di tanti nuovi geopolitici analisti, certo. Se posso dirla tutta, ecco. Ma assolutamente, guarda, noi come Robinson abbiamo pubblicato proprio, tra l'altro, in anteprima le tavole da cui sta nascendo il suo nuovo libro sull'Ucraina proprio, e lui mi ha telefonato proprio una domenica dicendomi che stava lavorando perché non poteva farne a meno, e noi abbiamo buttato via la copertina che avevamo e abbiamo fatto una corsa, perché noi chiudiamo il giovedì. Lui mi ha chiamato domenica e aveva fatto una tavola, e poi alla fine entro giovedì dovevamo fare 5 tavole ed è stata veramente una cosa per cui lui non ha dormito per giorni, ma insomma, ovviamente. Guarda, io stavo leggendo ieri un pezzo di libro che mi è stato gentilmente donato da Enrico Zigoni nella nave di Teseo, perché quando passo tipo tra Coconino e la nave di Teseo e Oblom sfoglio delle cose e c'è sempre qualche buon'anima che mi dice se vuoi prendilo, allora lo prendo, che è la storia di Walt Disney, e mi colpiva il fatto che Topolino è nato nel 28, no? Cioè è nato tipo come una risposta, diciamo, alla Grande Depressione, e quando ormai, diciamo, mi sento abbastanza stufo di sentire o scienziati o geopolitici, non perché non dicano cose interessanti, però perché sembra che ci sia una maniera univoca di leggere la realtà. Penso che in questi momenti molto duri, e noi ne stiamo vivendo uno estremamente buio, che purtroppo non sappiamo, ci sono delle luci molto potenti che sono nate e delle luci che non sono nate da un calcolo. Topolino, che non è nato da un calcolo, è nato dalla visione di un artista, di un grandissimo artista, che era Walt Disney. Ormai quando dici Walt Disney è come se dicessi Coca-Cola, però se prendi le cose un po' più, certo, diciamo, alla lettera, come sono nate, Walt Disney, come Miyazaki e come altri pionieri dell'immaginario, come Winsor McCay, hanno messo in quei momenti estremamente bui delle luci luminosissime. Io vi invito a guardare i primi cortometraggi di Topolino, erano tutto fuori che delle silly symphonies. Assolutamente. Ce n'è uno tipo di Topolino e Pluto che chiedono l'elemosina, per esempio, cioè dei primissimi, ancora proprio quell'animazione ancora bellissima, molto ripetitiva. E cioè Topolino che chiede l'elemosina, ok? Stiamo parlando di un personaggio di fumetti che potrebbe essere, non so, Peppa Pig, così, che chiede l'elemosina col cane che fa la fame. E poi succedono delle cose, chiaramente
suona il suo violino, gli passa una slitta, gli distrugge il violino, vende il suo cane per sfamare dei gattini per strada. E questa cosa non era, come dire, era qualcosa che veniva fruita da tutti, veniva fruita dai bambini, veniva criticata da Eisenstein, che insomma un regista che vedeva in Walt Disney una nuova era della regia, veniva criticata da Walter Benjamin, per cui passava dal bassissimo, se vogliamo dire bassissimo il popolare, che non ha nessun senso, però per dire dalla scala del piccolo alla scala del grande, entrava e penso abbia come dire, segnato una strada che ha cambiato la vita poi di tutti noi, perché se io faccio il mio mestiere è grazie a Walt Disney, grazie a Miyazaki, grazie a tutti questi geni dell'immagine. Per cui diciamo è il momento, secondo me, giusto per i fumetti, ma è il momento giusto anche per gli artisti. Questa parola un po' così, cioè, che però io rivendico, perché in casa mia non ce n'era mai uno, per cui quando ho detto che volevo essere un artista era come dire che ero gay o come che ero trans, cioè era un coming out alla stessa maniera, diciamo. E gli artisti dovrebbero sentirsi artisti, cioè dovrebbero sentirsi investiti in un ruolo che in questo momento può, secondo me, lo dico con molta modestia, però ogni tanto può dare più di un'analisi geopolitica e più di uno scienziato in televisione. Tra l'altro Osamu Tezuka, il dio dei manga, quando aveva Shiken no Jigoku, l'inferno delle consegne sostanzialmente, perché lui disegnava per 3-4 editori diversi e in Giappone questi 3-4 editori mandavano degli emissari per controllare che il maestro finisse, lavorasse, e stavano nella stanza attigua quattro di quattro diverse compagnie per assicurarsi che a ognuno desse la cosa. Lui scappava dalla finestra e andava a vedere i film di Walt Disney, perché quelli gli davano, no, appunto quei raggi di sole che poi lo aiuteranno. Lui ha fatto cose anche diversissime, anche cupissime, però Disney anche per lui, anche per quello che è chiamato il dio dei manga, è stata un'ispirazione fondamentale. E devo dire sì, che questi raggi di sole si trovano anche in questo libro, che è un libro per me bellissimo, veramente è una delle opere che più ho amato in questi anni, perché ti entra sotto pelle proprio, è un libro magico, un libro magico. Poi anch'io ho vissuto 5 anni a Venezia, ho amato Venezia, e quindi questa Venezia trasfigurata ha una poesia immensa con questi colori che appunto ci ha raccontato Manuele quanto ha lavorato per ottenere queste sfumature. Quindi veramente invito tutti ad affrontarlo, ad apprezzarlo, perché veramente in questo periodo è qualcosa di luminoso che ci può aiutare. Ringrazio tantissimo. Grazie. Manuele, ringrazio voi per essere venuti ad assistere a questi appuntamenti dedicati al fumetto, al graphic novel. Ce ne saranno altri e nulla, insomma, continuiamo a leggere, perché è una cosa fondamentale, ci salva dalla barbarie. Grazie.